Una settimana piena di lavoro per farsi trovare pronti al match di domenica contro l'Olbia e un Pescara a caccia della quinta vittoria in campionato e che deve dare un ulteriore segnale all'Adriatico. Tra le mura amiche il Delfino stenta, solo due vittorie, con l'Ancona al 91esimo e con la Fermana, una faticaccia. E sempre all'Adriatico sono giunte due sconfitte in altrettanti scontri diretti. Insomma, lo stadio di casa non è più un fattore, non lo era già nelle ultime due stagioni di Serie B, pubblico no, e non lo è per ora neanche nella categoria inferiore. Migliorano le condizioni di Mirko Drudi e Gianmarco Ingrosso, anche se solo nelle prossime ore il tecnico Gaetano Auteri deciderà se mandarli in campo. Probabile che non vengano rischiati entrambi, anche perché c'è il rientro di Iannes e il baby Veroli si sta dimostrando all'altezza. C'è anche il dubbio Frascatore, che in questa settimana spesso ha lavorato a parte. Auteri, che dovrà sciogliere anche il nodo del modulo, confermare la difesa coi tre centrali o mettersi a quattro. Nel primo caso Iannes e Veroli giocherebbero ai fianchi di Drudi o Ingrosso. Nel secondo caso coppia centrale Iannes-Drudi o Ingrosso, con Cancellotti e Nzita esterni. Si va verso la conferma dei tre di centrocampo, Pompetti in regia, protetto dalle mezze ali Rizzo, più di copertura, e Memushai, più offensivo. Davanti non si può rinunciare ai gol e al tanto lavoro di De Marchi e Ferrari. In caso di trio offensivo dovrebbe toccare a Clemenza. C'è bisogno di vincere e possibilmente farlo convincendo per regalarsi per una volta una partita senza patemi, anche se l'Olbia è una squadra poco decifrabile, con alti e bassi. I sardi sono ostici in casa, eppure hanno perso le ultime due gare al Nespoli e l'ultimo successo in campionato è giunto in trasferta contro il Montevarchi. Per indole, la squadra di Canzi si chiude e riparte, e proprio per questo l'assenza di Udo, bomber e contropiedista, sarà piuttosto pesante. Occhio però a Ragazzu e a quel Simone Mancini, che potrebbe giocare dall'inizio e cercare di fare bella figura davanti alla sua ex squadra. Le due compagini si sono affrontate lo scorso agosto in Coppa Italia, era la prima ufficiale stagionale per entrambe, oltre che il primo confronto in assoluto. Vittoria biancazzurra con quella che è stata l'unica rete stagionale finora di Cristian Galano, l'altra di Cancellotti. L'esterno foggiano si sta allenando al pari di Valdifiori, resta da capire se sarà convocato e se Auteri vorrà ancora coinvolgerlo o meno. Direzione di gara affidata a Filippo Giaccaglia di Iesi.